Nel centro della Sardegna, in provincia di Oristano, si erge a 400 metri di quota l'antico borgo di Ardauli. Circondato da un paesaggio dolce ma impervio, è affacciato sul lago Omodeo, un enorme bacino artificiale formato dallo sbarramento del fiume Tirso, il più lungo e ampio dell'intera isola. Ma l'acqua non manca neppure sui rilievi circostanti. Numerose fonti hanno dissetato nei secoli gli abitanti e reso fertile l'aspro territorio. Oggi ristorano anche gli escursionisti in cerca di testimonianze della storia di Ardauli. La presenza dell'uomo in questi luoghi parte da molto lontano. Risalgono infatti al Neolitico le numerose tombe scavate nella Trachite, una roccia vulcanica con la quale è costruita gran parte del paese. Nella notte dei tempi si perde anche l'origine dei balli propiziatori con le maschere, come su Ballu Intibidu, uno dei più antichi della Sardegna, che invocava la pioggia per ottenere buoni raccolti. Negli ultimi decenni, il progresso ha spopolato questi luoghi. Molti abitanti si sono trasferiti nelle città, a volte all'estero, in cerca di lavoro. Il paese è comunque vitale e gli ardaulesi si contraddistinguono per la loro sincera ospitalità e apertura verso i visitatori. Le più sentite occasioni di aggregazione sono quelle che celebrano la tradizione agricola del luogo. In occasione delle festività più importanti si prepara il pane de festa. Occorre una grande abilità per la realizzazione delle sue forme elaborate e per questo Mimma prende lezioni da Chicchina, una pira esperta. Non va bene? No, no. Personalmente mi piacciono tutte queste cose, che poi è impara l'arte e mettila da parte, magari servirà. No, e poi è curiosità, ecco, è molta curiosità. Non sapevo nemmeno che si usasse l'attrezzo per decorare il pane, però bisogna saperlo usare. Io sono un po', cioè, riesco più a zappare la vigna che a usare il pintapane. Si faceva per le feste, Natale, Pasqua. Chi voleva lo faceva per la tosatura, quando trebbiavano il grano. Diversamente da altre zone dell'isola, ad Ardauli l'impasto di questo pane artistico viene fatto lievitare e così se ne può apprezzare non solo la bellezza delle forme, ma anche la fragrante bontà. La settimana di Natale fanno la croce del contadino, del sumassaio, dicevano, no? Lo tagliavano il giorno di Capodanno e facevano la zuppa, praticamente un tipo pasta al forno, che era molto buona ed lo è anche adesso, come gusto è più buona della pasta al forno.
Dopo almeno un'ora di lievitazione, il pane è pronto per il forno, dove resterà per circa 40 minuti. Come per magia, il calore fa aprire i fiori e le altre decorazioni. Un altro pane da ricorrenza è il pane Cunerdas, specialità resa unica dall'utilizzo della nebidedda, una pianta aromatica autoctona dall'intenso profumo che ricorda la maggiorana. Per prepararlo, Rosanna e Piera si occupano per prima cosa di lavare le foglie, che fungeranno da appoggio per il pane durante la cottura. Oltre alla nebidedda, i componenti che contraddistinguono il piatto sono semola, patate, cipollotti e una generosa quantità di ciccioli macinati. All'impasto di farina vengono aggiunte le patate schiacciate dopo lessatura e sbucciatura. Questi tuberi sono tra gli ingredienti più importanti della cucina ardaulese e spesso rendono unici i piatti, diversi da quelli delle altre zone dell'isola. Come ultimo passaggio si aggiungono i ciccioli rosolati, il trito di cipollotti soffritti e la nebidedda, e si continua a lavorare fino a che gli ingredienti non siano ben amalgamati. Ci dovete mettere l'altra roba? No, abbiamo terminato. Mentre il pane Cunerdas lievitava, con l'aiuto di Angelina, Cinzia e Silvana, è stato preparato il ripieno dei culurzones de patata, saporiti ravioli anch'essi caratterizzati dalla onnipresente nebidedda. Sono uno dei piatti DOP di Ardauli, non riscontrabili in altre parti della Sardegna. Il modo più veloce per tagliarli è farlo con la rotella dentata. Ma quando si è capaci di cucirli a mano, il risultato è davvero spettacolare. Quando il pane entra nel forno, i ravioli escono dalla pentola. Occorre manovrarli con delicatezza per evitare di romperli. Solo così il loro cuore delicato verrà esaltato dal sugo di pomodoro e dal gusto leggermente piccante dell'abbondante spolverata di pecorino grattugiato. Gli aromi che provengono dal forno scatenano l'acquolina. Ma non si deve esagerare. Il pane Cunerdas non è davvero un piatto dietetico.
L'agricoltura è sempre stata l'attività principale degli ardaulesi, soprattutto la coltivazione dei cereali e della vite. Quando nel 1924 fu inaugurata la diga che diede origine al lago, molti terreni fertili vennero allagati e per i contadini del luogo fu un duro colpo. Oggi il lago è comunque un ambiente straordinario, sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale. Nonostante le acque non siano incontaminate, il fascino dell'ambiente lacustre è notevole. Nei periodi siccitosi il livello si abbassa, lasciando riemergere le spettrali figure di alberi e manufatti rimasti sommersi. Malgrado la perdita dei fertili terreni, gli agricoltori di Ardauli continuarono indomiti a coltivare grano per ricavarne l'indispensabile farina. Come spesso accade ancora oggi, allora gli animali erano i soli che potevano aiutarli nel lavoro dei campi. La meccanizzazione non esisteva e i lavori di forza erano affidati ai buoi, mentre quando si dovevano trasportare piccoli pesi, si ricorreva all'aiuto degli asinelli. Ma i ciuchini non erano impiegati soltanto per quello. Fino ai primi anni 50, la molitura veniva effettuata con piccoli mulini portatili, dotati di macine in pietra manovrate da questo intelligente quadrupede. Questi strumenti erano oggetti preziosi e non tutte le famiglie potevano permetterseli. Areste è un tenero asinello di 4 anni che Manuel e il padre Nico acquistarono per contribuire alla conservazione di questa antica razza. Insieme all'amico Omero, che ha ritrovato un'antica macina semisepolta nell'aia della casa di una trisnonna, hanno deciso di rimettere in funzione quello strumento arcaico per il piacere di riscoprire un momento della loro storia e per assaporare il gusto di una farina che non esiste più. Il recipiente di raccolta è scavato nella trachite, mentre le due mole sono in basalto, una roccia nera molto più dura che si cavava sulla sponda opposta del Tirso. Mentre Omero recupera la farina per setacciarla, Areste non perde l'occasione per assaggiare golosamente un'anteprima di quella polvere prelibata. Il risultato dell'operazione sembra proprio soddisfacente. Sì. L'aiuto che l'asino ha sempre fornito all'uomo non si è limitato all'azionamento dei mulini. Antonangelo lo utilizza ancora oggi per il trasporto della legna. Per muoversi nelle stradine poderali non c'è niente di meglio e poi non inquina. Il suo cibo costa meno del carburante e, cosa più importante, è un essere vivente che può soddisfare il bisogno di affetto e compagnia. Thank you.
Ancora oggi ad Ardaoli il ciuco è impiegato soprattutto nel vigneto. Il terreno roccioso è ricoperto soltanto da un sottile strato di terra sabbiosa e quindi non è possibile l'impiego di mezzi meccanici. Perciò, per l'aratura di primavera, Mario ricorre all'aiuto di Fiorello, il suo asinello addestrato a tirare l'aratro a comando tra gli stretti vigneti. Pronti? Ammina! Non è facile capire chi dei due fatichi maggiormente. Certi passaggi sotto i rami degli alberi non agevolano le manovre e Mario deve fare vere e proprie contorsioni per evitare di graffiarsi o essere frustato dai rametti più bassi. Io ti vai nudato, aiuto. A ogni cambio di direzione occorre capovolgere il vomere, in modo che la terra smossa sia spinta dalla parte giusta. Fatica e sudore si accaniscono su Mario e Fiorello, e il caldo sole di fine maggio non aiuta. Ogni occasione per fermarsi a riposare, anche solo per un momento, è gradita a entrambi. Finalmente il lavoro è completo. Legato l'asino, non resta che far salire il cane e si può partire. Vai, Bobby, aiuto. Oggi gran parte dei vigneti di Ardaoli sono abbandonati e la vegetazione li sta lentamente soffocando. Cosimo ha vissuto in prima persona i tempi in cui il paese era invece circondato dai coltivi e il ricordo di quegli anni è scritto in modo indelebile nella sua mente. Tutto questo terreno che vediamo a bosco era tutto coltivato, tutta semina. Chi seminava grano, chi seminava orzo, chi seminava avena, era tutto seminato a mio tempo. In più, Ardaoli aveva una produzione di vino, c'erano tante vigne, molto più di adesso, molto più. Si viveva di quei dei lavori, di manodopera, braccianti, e si ricavava qualcosa. A quei tempi là pioveva. La campagna era più soddisfatta d'acqua, non è come adesso. Come clima noi non ci lamentiamo, è un clima molto buono, però non si vive solo del clima, capito? Ci vuole lavoro anche. Per esempio io vedo questa gioventù come dice la radio, sono mammoni, si mantengono ancora sotto le gonne delle mamme, perché? Perché le mamme sono pensionate, i babbi sono pensionati, capito? E vivono bene. Se io li cerco a venire al lavoro, non vengono. Ma se vai al bar, li trovi al bar.
Anche Cosimo, come molti altri in gioventù, lasciò il paese per cercare lavoro all'estero e lo trovò in una miniera. Lavorare nel sottosuolo era faticoso e pericoloso come nelle miniere della Sardegna, ma il salario era ben superiore. Dico la verità che in Belgio ho guadagnato. Questo ho comprato, con i soldi del Belgio. Quella vigna è per lui una ragione di vita. Lo aiuta ad affrontare l'avanzare del tempo, in salute e serenità. E deve essere veramente efficace, considerando che sta per festeggiare i 100 anni di vita. Pur essendo territorio da sempre vocato all'agricoltura, negli ultimi decenni anche qui si è cominciato ad allevare un po' di bestiame. Raimondo possiede alcuni bovini che alleva in libertà. Questo vitello c'è 4 mesi solo e sta ancora succhiando. La carne è così che viene buona. Vì. Questi sono i cancelli antichi. Vì. Nel tardo pomeriggio, quando deve ricondurli alla stalla dopo un'intera giornata di pascolo brado, li convince a seguirlo agitando un sonante secchio di cereali, proprio come fosse il pifferaio magico. La specie domestica più diffusa in Sardegna è quella degli ovini e Ardauli non fa eccezione. Anche sui magri pascoli di queste aspre alture vi sono infatti pastori che conducono le loro greggi. Tra questi c'è la famiglia Sanna. Simone è giovane, ma ha già appreso dal padre le tecniche della pastorizia. Il momento in cui deve dare maggiore prova della propria esperienza è quello della tosatura, quando sono necessarie velocità e precisione. L'utilizzo delle grosse forbici richiede più tempo dei rasoi,
Ma i pastori sono persone solidali e nel momento del bisogno accorrono volentieri per un aiuto che un domani sarà contraccambiato. Fino a non molti anni fa, la lana raccolta era lavorata, mentre oggi va purtroppo quasi tutta perduta. Vedi come rimane intera? Però non vuole spezzata quando si tosa. Anche Fabrizio sfida il futuro allevando pecore. Un tempo ogni pastore produceva anche il proprio formaggio, ma oggi molti di loro preferiscono cedere il latte ai caseifici, pur di non dover affrontare i mille problemi burocratici che rendono sempre più sconveniente la piccola produzione diretta. Lavoravo nell'industria liottana. Purtroppo l'industria lì sta chiudendo ed è diminuito il lavoro e quindi è toccato arrangiarsi a inventarsi qualche cosa. E quindi diciamo che ho seguito il mestiere di famiglia che ha fatto mio nonno, poi mio padre e di conseguenza io. Sembra dalla natura è molto diverso dall'industria, però è abbastanza bello, affeziona agli animali. È duro perché bisogna farsi presto, non ci sono giorni di ferie, non c'è neanche malattia, quando stai male dovresti venire lo stesso, a meno che non trovi una persona che ti aiuti a darti il cambio. Non abbiamo molti terreni, quei pochi che abbiamo sono rocciosi e brutti da lavorare e quindi non tutti faranno questo mestiere. Però purtroppo qualche cosa, qualcuno lo dovrà pur fare, se no cosa mangiamo? Dovrebbe far riflettere il fatto che le persone come Fabrizio, allevatori e agricoltori che dedicano gran parte della loro vita a produrre quanto è fondamentale per la nostra esistenza, non siano aiutati e ricompensati come meriterebbero per lo straordinario e indispensabile lavoro che svolgono. Ad Ardauli, in passato, ogni famiglia allevava almeno un maiale e anche oggi non è raro vederli grufolare appena fuori del paese. In Sardegna viene prodotto un insaccato molto particolare, l'ortau, la cui variante ardaulese è particolarmente apprezzata. Daniela e il marito Pancrazio sono esperti nella preparazione di questa sorta di cotechino. Tagliano a dadini la carne di filetto e spalla, a cui aggiungono aglio, prezzemolo, pomodori secchi e vino bianco.
dopo aver lasciato riposare per una quarantina di minuti, aggiungono pane e pecorino grattugiato. Prima di insaccare, Daniela cuoce una piccola porzione per l'assaggio, evitando così i rischi dovuti al consumo di carne cruda e potendone valutare meglio la sapidità. Insipido. I suini hanno salvato dalla fame intere generazioni. Grazie al fatto che di loro non si butta via niente, poteva bastare un solo animale per mantenere la famiglia un intero anno. Dopo aver chiuso le due estremità, legate insieme per praticità a formare un anello, si procede con la prima cottura. Deve essere lessato su fuoco moderato per una decina di minuti e facendo molta attenzione che non si rompa la pelle per non disperdere nell'acqua i suoi golosi sapori. Ora lo si può mettere sulla griglia, rigirandolo finché non assuma un bel colore dorato. L'ortau è pronto e lo si può servire. Tantissimo. Marco, per l'aggregante è riuscito a mantenerla così. Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, ad Ardauli arriva il momento della vendemmia. Questo è stato un anno particolarmente siccitoso e alcuni vigneti ne hanno sofferto. Ma molte delle caratteristiche viti ad alberello custodiscono tra le foglie i loro preziosi grappoli. Chi è a casa non può dire nulla. In passato questo territorio era noto in tutta l'isola per il vino bianco, dolce e dai riflessi ambrati, ottenuto dalle uve Nuragus e localmente conosciuto come Bravasia. Gli ardaulesi coltivano con amore le proprie vigne, anche se solo per il consumo familiare. Ma ci sono vignaioli che, coniugando passato e presente, si stanno adoperando perché la produzione vinicola possa tornare agli antichi fasti. L'idea è quella di riprendere la tradizione ancestrale della pigiatura nei lacos, come sono chiamate qui le millenarie vasche scavate nella roccia. Queste fosse vennero ricavate all'interno dei vigneti per poter pigiare sul posto, senza dover trasportare faticosamente fino a casa i pesanti sacchi d'uva. La morbida cedevolezza dei grappoli e il rivolo di mosto che fuoriesce scorrendo verso la vasca di raccolta suscitano in Marco e i suoi amici sensazioni straordinarie. Quasi avvertono il sapore di quell'antico nettare degli dèi dal gusto unico. Ne percepiscono le note di miele e frutti mediterranei. Sono affascinati da un metodo di pigiatura che sfuma nel passato più lontano.
La siccità è una piaga che spesso colpisce la Sardegna e anche i coltivi di Ardauli ne risentono gli effetti. Ma le conseguenze più devastanti sono gli incendi, che si propagano più facilmente quando è particolarmente secco e possono essere pericolosi anche per uomini e animali. Mario è un pastore che vive esclusivamente del latte che gli danno le sue pecore e proprio un incendio ha rischiato di portargli via tutto, anche la vita. Sono arrivato qui in macchina. Il fuoco era già uscito da questo chiuso, ma c'era un fumo, non si vedeva niente. Sentivo le pecore belando, ma non si vedevano. Erano tutte nere. Un momento proprio orrendo. Non capivo niente. Dolore, rabbia e perdita delle bestie. Sono entrato qui e ne ho viste parecchie che erano a terra, con i piedi bruciati. Le ho tirate fuori, le ho messe in macchina e le ho portate ad una casetta. Poi sono tornato a piedi, sono venuti anche altra gente, mi hanno aiutato e le abbiamo portate ad un chiuso vicino paese. Ancora camminavano, poi il giorno dopo non camminavano più. Tre ormai erano finite, ma le altre le abbiamo portate e per il giorno camminavano, ma poi sono state abbattute. Per giorni ha curato amorevolmente i suoi sfortunati animali, trattando le ustioni mattina e sera con pomate cicatrizzanti e antibiotici, il cui acquisto ha oltretutto pesantemente gravato sul già magro bilancio. Da 70 pecore ne ho perso 40, abbattute dal veterinario. Io sono una vita facendo questo mestiere. Mi sono formato questo piccolo capitale per sopravvivere. Purtroppo mi ha distrutto. Piango sempre. Si può soltanto immaginare quanto ho sofferto io e hanno sofferto le bestie. Fin quanto Dio mi lascia la salute, io continuo a fare questo mestiere. Ardauli è un luogo speciale. I suoi abitanti mantengono gelosamente vive le proprie tradizioni e la modernità non ha del tutto cancellato gli insegnamenti del passato. Anche il loro spirito è rimasto inalterato. Il loro senso della comunità e l'apertura verso l'esterno sono ancora straordinari, come straordinaria è la loro storia fatta di duro lavoro. Nei secoli hanno domato la roccia, l'hanno scalzata e lavorata per ricavare terreno coltivabile. E la roccia li ha ricambiati, forgiandone il carattere e trasmettendo loro la grande forza interiore che li contraddistingue.